Ciao dal mio Pilates, oddio, dove devo guardare? Vedo che è forse di là. Allora, eccoci qua, vi propongo tre esercizi, uno di mobilità articolare, uno di stretching e uno di rilascio miofasciale per l'area del gluteo, particolarmente utile anche per la sindrome del piriforme. Sapete che a volte abbiamo questo muscolo profondo dell'anca contratto e poiché ci passa in mezzo il nervo sciatico, se questo nervo viene compresso, ai ai ai, abbiamo una ripercussione che si può tradurre proprio in un fastidio lungo la gamba che si irradia anche verso l'area della schiena. E talvolta basta sciogliere questa muscolatura, ok? Fatevi comunque consigliare dal vostro medico e fisioterapista. In ogni caso, anche nel post allenamento, questi esercizi, soprattutto se si parla di un allenamento particolarmente intenso per gli arti inferiori e per i glutei, assolutamente potete inserire questi tre esercizi nel vostro. Diciamo nella vostra sequenza finale. Detto questo, vi servirà una pallina da tennis, ok? E basta, e un tappetino. Se avete problemi per l'appoggio del collo a terra, utilizzate anche un cuscino come supporto della schiena, ok? Allora, questo è solamente l'estratto di una lezione che è ben più lunga, destinata proprio a quest'area, dove è compresa la parte di riscaldamento e la parte finale di drenaggio. Quindi adesso è proprio un bignamino di questa lezione. Troverete il link in descrizione. Ti sei iscritto al canale? Ti sei iscritta al canale? Vai, clicca su iscriviti, su campanellina, così quando faccio un altro video ti arriva la notifica. Va bene, poi ovviamente fammi anche sapere come ti sei trovato con questi esercizi. Detto ciò, allora facciamo solo rapidamente un po' di riscaldamento, giusto perché mi sento asso che non proviate mai a freddo gli esercizi che diciamo vi propongo. Per riscaldamento generale intendo proprio il passare da zero, ok? Magari siete seduti da tempo, eccetera, da zero totale di movimento a qualche parvenza, diciamo, di movimento che vi sciolga un po' in generale il corpo, le articolazioni, che aumenti un po' la vostra temperatura. Quindi, proprio per essere veloci veloci, i gatti, quando si stirano, sai, gli animali ci insegnano a predisporre, quindi stiracchiati anche tu il corpo al movimento successivo. Si tratta comunque di esercizi molto molto semplici. Ok, allora partiamo con entrambe le ginocchia sopra l'area del petto e posizioniamo le mani esattamente sopra. Fai attenzione che la schiena deve aderire tutta a terra, diciamo, dall'osso sacro compreso alla nuca. Puoi tenere il mento leggermente abbassato e sentire che la colonna uniformemente appoggia a terra. Quindi attenzione ai probabili errori di staccare il centro della schiena o di tirare talmente tanto le ginocchia al petto che vi si solleva il sacro da terra. Posiziona le mani sopra le ginocchia e con le mani guidi dei cerchi, ok? Lasciando uniti i piedi, ok? Quindi vedi che i cerchi vengono fatti nelle due direzioni opposte e i piedi restano vicini. Okay, continua a monitorare la situazione della schiena, appoggiata dal sacro alla nuca. Fai i cerchietti non necessariamente ampi all'inizio, dai precedenza all'ascolto e all'appoggio della schiena, alla fermezza del bacino, perché se muoviamo il bacino poi è davvero, diciamo, non dico ininfluente, ma non così localizzato il movimento nelle anche. E lo fai dall'altra parte. Ossigenati bene, nel frattempo continua a monitorare la schiena e cambio giro ancora. Un po' tenuta nell'area di tenuta nell'area del girovita per evitare che nel momento in cui le ginocchia transitano in avanti la schiena si inarchi. Fammi l'altro giro ancora. Molto bene. E voilà. Appoggio a terra i piedi e per compensare un pochino l'essere rimasto tanto chiuso a livello dell'anca, solleviamo il bacino e piano scendiamo, un po' come un'onda. Sollevo il bacino e come un'onda faccio scendere piano la colonna. Su,
scendo, molto bene. Proseguiamo con l'esercizio destinato più alla parte di stretching muscolare di quest'area. Mi giro di così vedi meglio. Allora, adesso farò solamente la gamba destra, ok? E a seguire subito anche il trattamento per il gluteo. Allora, gamba destra, la sollevi e la cavalli alla sinistra. Non è un accavallamento chiuso, ma appoggi, diciamo, la caviglia sul ginocchio. Già in questa fase monitora il piazzamento del bacino. Perché te lo dico? Perché a volte si solleva, si disallineano le anche. Quindi la tua colonna rimane allineata come era prima, l'osso sacro resta in appoggio, ok? Ora distendi le braccia in modo tale che la mano destra vada a prendere il femore destro, la mano sinistra il femore sinistro. Tiri su le gambe, ok? Primo step qua, ok? Monitora che il bacino rimanga simmetrico, le anche rimangano allineate sul piano orizzontale, così come l'osso sacro in appoggio. Non deve risultare questo, eh? Questo solo marginalmente ci serve per questo esercizio. Invece osso sacro giù, flessione qui dell'anca, ok? Ora cosa succede? Mantenendo il bacino fermo, la colonna allineata, il mento leggermente abbassato, le braccia agiscono tirando entrambi i femori al petto, anche questa gamba che vi agito, per capire, spinge contro il piede, che deve restare a martello, questo, ok? Martello vuol dire flex, così. Non lasciatelo a banana, perché altrimenti soffre. E attenzione, sia le braccia, sia questa gamba qui sotto, fanno di tutto per avvicinare la gamba destra verso il petto, purché la schiena rimanga, vi ho detto, nella posizione che vi ho detto, allineata e centrata a terra, osso sacro in appoggio. Sentirai distendersi l'area in parte dell'esterno coscia, in parte dei glutei, quindi interno anche all'anca. Da questa posizione ti chiedo di spingere avanti la gamba destra, mentre la gamba sinistra fa opposizione. Per 10 secondi non vedrai movimento, perché non ci sarà, è solo la spinta della gamba destra in avanti contro l'altra, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lascia, tieni la posizione ma lascia la forza, inspira e nel buttare fuori l'aria tira le gambe verso di te. Spingi anche con la gamba sinistra, avvicina di più la gamba destra al petto, solo se riesci a lasciare l'osso sacro appoggiato e la colonna giù. Senti che la gamba va di più, la muscolatura interna all'anca e al gluteo piriforme si distendono maggiormente e quindi sciolgo piano la posizione. Voilà, sciolgo un attimo, prendo la pallina, lavoriamo ancora la gamba destra, poi magari torni un po' indietro e fai l'altro lato per la gamba sinistra, ok? Allora, attenzione, pallina da tennis sotto al gluteo destro, la parte centrale, diciamo. Se vuoi andare in maniera dettagliata, devi più o meno prendere, diciamo, dal troccantere al sacro, fai una sorta di linea, un'unione, e circa nel mezzo, che poi risulta essere in ogni caso il centro della natica, quindi è di facile reperibilità, posiziono la pallina, ok? Voilà, allora fai molta attenzione, perché ci sono dei punti che potrebbero fare molto male. Il mio suggerimento è di rimanere assolutamente sempre nell'ambito di una dolorabilità sostenibile. Mi raccomando, non cercate di farvi il più male possibile per ottenere il più risultato possibile, no, perché rischiate di lacerare proprio le fasce. Quindi fatelo veramente sentendo la pressione, perché deve essere chiaramente efficace, deve sentirsi, ok? Non, quando il male è eccessivo, o sposti un po' la pallina, allenti un po', togli un po' di peso, ok?
Ora faremo semplicemente il primo di una sequenza di esercizi che eventualmente, ripeto, trovate nella lezione, però vi do già questa importante indicazione. Allora, già il fatto di essere rimasti mentre vi ho raccontato un po' di cose, i vostri tessuti si sono un po' adeguati, quindi se serve sposto un pochino la pallina, quello che ti chiedo ora è di aprire il ginocchio destro fuori, vedi che la pallina ovviamente scompare perché viene completamente sepolta e ritorno. Però attenzione, ti consiglio con tutte e due le mani, anche sovrapposte, sopra l'ala iliaca opposta, ok? Perché tenderà a salire. In questo primo esercizio ti chiedo di tenere giù il bacino opposto, fuori l'aria, apro, inspiro, torno, fuori l'aria, apro, inspiro, torno, ancora, fuori l'aria, apro, e ritorno. Senti che di ripetizione in ripetizione, puoi anche spostare un pochino la pallina ogni tanto, quella che ti faceva tanto male prima magari poi si lascia un pochino andare. Il mio consiglio appunto è di rimanere in quella soglia di sensibilità, mi raccomando, di respirare, ossigenarti profondamente, di cambiare ogni tanto la posizione della pallina. Vai un pochino ad esplorare tutte le aree del gluteo, ok? Quindi ci fermiamo, prova a togliere un attimo la pallina e senti già dopo poche ripetizioni la differenza fra l'area destra, il gluteo destro e il gluteo sinistro. Ti sembra un po' di cadere, no? Sul lato destro. Quindi assolutamente adesso torna un pochino indietro con il video, rifai dalla parte sinistra lo stretching e il rilascio miofasciale. E dopodiché, se alla fine, puoi ripetere l'esercizio di mobilità articolare. Se lo fai adesso che hai fatto solo il lato destro, è probabile che tu possa anche apprezzare proprio la differenza fra il lato destro e il lato sinistro. Come mobilità, come calore, che ne dici? Ovviamente questo è solo un estratto, ragazzi, della lezione che trovate in descrizione qui sotto, quindi se vi sembra il caso vostro, se avete già sentito un po' di beneficio, dedicate più tempo a quest'area, a questa tipologia di esercizi, cliccando sotto in descrizione. Io con questo vi ringrazio, vi saluto, vi rinnovo l'invito a tac 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 andare non so dove sia, qui ad iscrivervi, basta fare cliccate anche su un campanellina così avete il come si dice la notifica quando pubblico dei video. Allora un bacio e un saluto da mio Pilates, a presto.